le influenze principali, quindi per me sono la musica classica europea, sicuramente, perché per me la musica classica europea è fantastica, la musica indiana classica, che io ritengo tra l'altro molto simile alla musica europea, è l'unica musica di tutto il mondo che è veramente simile alla musica europea, nel senso che è veramente aristocratica. E poi anche la costruzione, semmai il contrario, perché nella musica classica europea si parte da un tema e poi questo tema si sviluppa, nella musica classica indiana si parte dalla tonica e poi piano piano si sviluppa il pezzo, se è una cosa un po' contraria, però non sono tanto distante. Ero a Buffalo negli Stati Uniti, facevo parte del gruppo di Creative Associates, gruppo di musica contemporanea, che lavorava all'università e mettevamo su, diciamo, un concerto ogni due mesi di musicisti contemporanei importanti. A volte venivano loro, si lavorava anche insieme a loro, ricordo di aver lavorato con tanti, insomma, Vinko Globokar, Fred Gieschi, tanti di questi, Xenakis, adesso ho suonato musica loro, così. Che era molto eccitante per allora, per me. Poi appunto, vabbè, il grande cambiamento c'è stato quando ho scoperto il canto armonico. E infatti ricordo andavo a lezione di composizione da Bob Erickson, che è veramente un grandissimo musicista, grandissimo insegnante anche, ha scritto il più bel libro sul timbro che ti può capitare di leggere. Qui è poco conosciuto, ma non vuol dire, perché in California c'è tutta una generazione di compositori molto sconosciuti, sia in Occidente, ma persino sulla costa orientale degli Stati Uniti. E comunque gli dissi, guarda Bob, io mi è capitata sta cosa, per cui così, e non voglio più scrivere come ho scritto fino adesso. What do you want to do? Beh, io voglio fare questo, praticare questo tipo di canto, mi prende molto tempo perché lo faccio tutto il giorno. Dice, well, go to the beach, vattene sulla spiaggia, poi then you come back and tell me, poi mi racconti, insomma. Ed è stato, insomma, questo che è stato anche un elemento di grande rottura. Perché? Perché indubbiamente una cosa come il canto armonico, o anche altri strumenti armonici, come la tampura, come dire, toccano una corda un pochino più ancestrale delle corde toccate da una sinfonia di Beethoven o dall'ultimo successo di Zucchero, per dire. Perché ti riportano a un fattore acustico predominante, nel senso che tu, la tua attenzione, se le senti queste cose, ci sono anche persone che non le sentono, è talmente captata, calamitata dalla struttura acustica del suono, per cui la musica, tra virgolette, cioè proprio il fatto di mettersi lì, di comporre, di pensare, pesare, eccetera, eccetera, passa parecchio in secondo piano, quindi ti fa alcune cose che prima ti sembravano importanti o necessarie diventano superflue, appunto. Quindi questo è stato il fattore determinante. Io poi ho continuato per forza d'inerzia, ovviamente lì all'università, perché insomma, mi chiedevano di suonare per Los Angeles Evening Concert, ci suonavo, insomma. Cioè, è stato un passaggio graduale, non è stato così dall'oggi al domani.